Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati con TG2 Italia e buon inizio di settimana. Oggi parleremo di bollette, bollette della luce, del gas che ci accompagnano da quando non siamo più bambini e ci accompagneranno, perché rassegniamoci, finché c'è vita c'è bolletta, e forse non a caso si dice essere in bolletta quando abbiamo finito gli ultimi soldi. Ma c'è un modo di risparmiare? Sì che c'è, e lo vedremo insieme, anche perché tra un anno il mercato sarà liberalizzato. Entro il 2020 sarà completamente liberalizzato il mercato dell'elettricità e del gas per usi domestici. La tutela dell'autorità di settore, che fissa i prezzi ogni 6 mesi, sarà di fatto cancellata e tutti gli utenti dovranno stipulare i loro contratti senza alcuna forma di protezione statale. Naturale che in un paese come il nostro, che ha le bollette di luce e gas tra le più costose d'Europa, la cosa venga vista con notevole preoccupazione da molti consumatori. Anche se, in vista delle liberalizzazioni, il numero di nuovi operatori luce e gas si sta moltiplicando, il mercato libero stenta a decollare, con meno della metà degli italiani che hanno deciso di intraprendere la strada dei contratti a sottoscrizione libera. Ma quanto si può risparmiare passando al mercato libero? Secondo uno studio realizzato da un importante portale internet di comparazione tariffaria, non poco. Se la spesa annuale media per l'energia elettrica sul mercato tutelato è di 417 euro, il miglior contratto reperibile sul mercato libero porta a spendere 305 euro, un risparmio di quasi il 26%. Passare dal mercato tutelato a quello libero del gas domestico è solo un po' meno conveniente. Con il primo si spendono 762 euro l'anno di media, con il miglior contratto del secondo si scende a 639. Un risparmio del 16%. Il problema è che la comparazione tra le varie offerte non è sempre semplice, anche perché bisogna computare i diversi costi fissi, spesso molto onerosi. Un aiuto può arrivare dai tanti comparatori di prezzi online, che permettono di valutare le diverse offerte sul mercato. Buongiorno ai nostri ospiti, a Luigi Gabriele della Diconsum. Buongiorno. E buongiorno anche a Giambattista Baccarini, presidente della FIAIP, che è la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari. Perché l'abbiamo invitata? Perché ognuna delle nostre case ha una classe energetica definita da una lettera, e non è facile neanche qui capire in quale classe siamo, però dalla classe dipende anche quanto possiamo risparmiare sulle bollette. E poi andiamo in collegamento a Milano, dove c'è il Stefano Saglia di ARERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, cioè quella che stabilisce sostanzialmente il prezzo fino ad ora del mercato tutelato. È così, che però non ci è sembrato favorire molto rispetto a quello libero, almeno da questo servizio che abbiamo visto insieme. Ma il prezzo tutelato è chiaro che c'è da molti anni, ma è anche un elemento di transizione, cioè deve accompagnare il consumatore a quello che sarà il mercato libero. Il prezzo tutelato dà oggi la possibilità di avere un aggiornamento trimestrale da parte dell'autorità e quindi avere delle regole certe e precise e non doversi preoccupare di in qualche modo negoziare con il fornitore il contratto. È chiaro che il mondo che ci aspetta è quello che dal 1° di luglio dell'anno prossimo sarà una liberalizzazione completa. Questo non significa che scompare il mercato tutelato, semplicemente tutti i cittadini dovranno decidere da quale fornitore farsi fornire. E coloro che non faranno un'opzione avranno da parte del governo in questi mesi le regole per le quali appunto resteranno, diciamo, in una situazione nella quale non hanno scelto. Noi speriamo che naturalmente siano il meno possibile, ma questo serve a fare in modo che anche coloro che sono meno informati non siano ovviamente abbandonati a se stessi. E noi oggi siamo in più qui, oggi però, c'è uno strumento. Siamo qui proprio per cercare di capire come facciamo a districarci in tutte queste offerte, perché già adesso, a un anno, il mercato verrà liberalizzato a luglio del 2020, già adesso siamo invasi, sommersi da offerte dei vari fornitori, anche quelle telefoniche, che dietro le quali, forse Luigi Gabriele ci può aiutare, si possono nascondere anche degli inghippi. Intanto facciamo chiarezza, a me fa ridere certe volte quando sento la liberalizzazione. Cosa viene liberalizzato delle bollette?
soltanto una piccola parte, si chiama componente energia, che equivale pressoché il 60% nel gas e più o meno la stessa cifra nel totale della bolletta dell'energia, quindi è soltanto una piccola porzione di energia elettrica o di gas che compriamo sul mercato, possiamo andarla a contrattare con un fornitore qualsiasi che ci vuole vendere. Tutto il resto, la mano dello Stato rimane invariata, quelle famose tasse, oneri e così via. Quindi facciamo attenzione perché proprio sul giochino di parole che viene la persona a casa o ci telefona per offrirci la migliore offerta di risparmio, sappiate che non si può risparmiare chissà quanto, si può risparmiare, sì è vero, una porzione si può risparmiare, quanto più o meno, ma orientativamente possiamo al massimo andare a risparmiare 100 euro sull'energia, presupponendo che la spesa media è di circa 600 euro. Faccio quello che è il cosiddetto tipologia di famiglia, tipo 4 persone, un appartamento 90-100 metri quadrati, mentre sul gas, che mediamente andiamo a spendere 1.300-1.400 euro l'anno, possiamo al massimo risparmiare 350 e 200 euro. Oltre queste cifre non è possibile, per il semplice fatto che, come dicevo, le bollette sono piene di voci come la benzina che nulla hanno a che vedere con la materia prima, quindi chi ci promette grandi risparmi ci sta dicendo il falso. E allora andiamo da Saglia, Milano, che ci spiega come mai, anche questo l'abbiamo sentito nel servizio che abbiamo visto insieme, le nostre bollette sono tra le più care d'Europa. Si calcola che uno stipendio di una famiglia media, insomma 1.200 euro l'anno per una famiglia media, se ne vanno nelle bollette. Questo è un dato che andrebbe un attimino confrontato, nel senso che ad oggi il prezzo dell'energia elettrica e del gas per le famiglie non è in Italia tra i più cari in Europa. Chi ha il maggior peso del costo dell'energia, e quello sì ha una maggiore incidenza nella loro vita sociale, è quello per le piccole e medie imprese, le attività del terziario, il commercio. Quindi non è che questo ci tranquillizza, però oggi diciamo che da un punto di vista dei costi abbiamo avuto anche in questo trimestre una sensibile riduzione dei prezzi, che è stata nell'ordine del 7-8-9%. Questo non significa che in Italia non costi tanto, però siamo più vicini ad una media europea. È chiaro che oggi noi abbiamo un costo di energia elettrica in particolare elevato anche in virtù del mix delle fonti energetiche che noi abbiamo adottato. Ebbene, è giusto che i cittadini sappiano che avere un mix energetico molto sostenibile e favorevole, tant'è che noi generiamo energia prevalentemente da gas e da fonti energetiche rinnovabili, ahimè ha un costo. Questo però nel tempo è stato un investimento che sarà ripagato nel tempo, perché anche gli altri paesi stanno seguendo questa strada. Quindi siamo un paese dove le bollette le paghiamo care perché siamo un paese da questo punto di vista virtuoso, è così? Anche per questo. Poi sicuramente ci sono gli oneri di sistema che in parte derivano anche dalla sostegno e dagli incentivi alle fonti pulite, che hanno un peso in bolletta significativo, e certo su quelli non può esserci, se non da parte del decisore politico, una compressione. Quindi è vero che il gioco concorrenziale si basa esclusivamente sulla componente energia e sui servizi che le varie aziende energetiche possono fornire ai cittadini. C'era Luigi che alzava la mano. Molto spesso noi attribuiamo soltanto alla provenienza dell'energia il prezzo complessivo, nel senso quella verde costa di meno, è ovvio che costa di meno. Il tema è che, ritorno a dire, nelle bollette degli italiani non c'è solo l'energia o il gas, quindi la materia prima. Ormai le bollette degli italiani sono piene di voci che nulla hanno a che vedere con questi due elementi, quindi con la produzione di energia o l'estrazione del gas. Quindi la cosa più importante, per quello siamo qui anche a parlare di casa, è fare in modo che ne abbiamo bisogno sempre meno delle due componenti. Quindi le case devono essere costruite in maniera tale che siano termicamente sufficienti e che abbiano bisogno di meno energia possibile per essere illuminate. Giambattista Baccherini, in questo caso
è chiamato in causa. Sì, assolutamente sì. Ora c'è la possibilità di, grazie agli incentivi fiscali che sono presenti, di finalmente comprare delle case che abbiano delle detrazioni, non solo che aumentano i valori di mercato, e quindi la possibilità di riuscire soggettivamente a fare degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico. Questo appunto possono determinare dei vantaggi. E questi interventi ci aiutano a risparmiare? Assolutamente sì, ci aiutano, sono di due tipi fondamentalmente: quelli che riguardano l'involucro della proprietà dell'abitazione, quindi lo spessore dei muri, piuttosto che il termocappotto, piuttosto che il riscaldamento a pannelli radianti, piuttosto che la coibentazione del tetto, e l'altra parte riguardano invece l'impiantistica, quindi avere un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione in classe A. Ecco, questi sono tutti opere, attività, interventi che possono determinare un effettivo risparmio in termini di consumi energetici interni, perché chiaramente se si ha meno dispersione di calore è chiaro che si consuma meno energia per scaldare l'ambiente in cui si opera o in cui si vive, e quindi si ha una possibilità di risparmio effettivo. Però questi interventi richiedono un investimento piuttosto importante. Sì, un investimento importante, però come dicevo questo investimento viene ripagato nel tempo, ovviamente in proporzione anche ad altri elementi, quali sono l'ubicazione della casa, se è in montagna o al mare, l'orientamento piuttosto che le dimensioni e la tipologia, e vengono ripagati perché sia dal punto di vista degli incentivi fiscali, che appunto vengono ripagati in 10 anni, il 50% per esempio di queste spese sostenute per riqualificare, efficientare l'abitazione, vengono recuperate in 10 anni, in 10 quote annuali, ovviamente su una cifra massima di 60.000 euro per quanto riguarda i serramenti, cioè le finestre, le porte finestre piuttosto che gli infissi esterni, massimo di 60.000 euro sempre per quanto riguarda, ecco, la sostituzione dei pannelli solari. Quanto possiamo risparmiare, ad esempio, cambiando i nostri serramenti? Ma sul riscaldamento immagino molto. Sì, un esempio di, se sostituiamo i serramenti per 10.000 euro, ecco che se noi abbiamo un risparmio effettivo in 10 anni di circa 400-500 euro all'anno in termini di bollette tra luce e gas, e poi abbiamo le detrazioni fiscali e possiamo recuperare il 50% di 10.000 euro, cioè 5.000 euro in 10 quote annuali di 500 euro. 500 assolutamente euro sì, assolutamente sì, perché gli infissi sono uno di quegli elementi col taglio termico, sia per finestre, porte finestre, che i serramenti esterni, che possono determinare assolutamente un risparmio molto importante. Posso dare due numeri? Come no? Ok. Non voglio dare numeri a caso. Pensate, il patrimonio immobiliare italiano è responsabile del 40% dello spreco delle emissioni di CO2 che buttiamo nell'atmosfera. Quindi tutti pensano le macchine, i veicoli, i trasporti e così via. No, le case incidono per il 40%. Inoltre il patrimonio italiano è responsabile del 46% dello spreco, nel senso, noi facciamo che prendiamo una bottiglia intera e facciamo un buco sotto. È inutile che continuiamo a mettere acqua per riempirla, perché con il buco sotto perderà sempre. Quindi il tema vero è che noi dobbiamo intervenire su delle case che abbiamo costruito male a suo tempo, e quando le compriamo la prima cosa a cui dobbiamo pensare è capire se quella casa non sia solo bella o ha delle dimensioni giuste, ma in effetti abbia un impatto ambientale e quindi di conseguenza energetico sostenibile, altrimenti poi ci arrivano le bollette salate. Allora, poi capiremo meglio che cosa vuol dire classe A, B, C, D, insomma delle lettere, che certo, anche questo è abbastanza difficile districarsi, però vogliamo intanto vedere come possiamo cominciare a risparmiare sulle bollette in casa. Allora, ci aiuta Simona Burattini. Come risparmiare sul consumo di elettricità e quindi recuperare denaro che potrebbe essere speso per altre necessità familiari? Vediamo alcuni consigli da mettere in pratica. Partiamo dall'illuminazione. Prima cosa, sostituire le vecchie lampadine con quelle a LED per un risparmio fino all'80%. Mentre se usiamo le lampadine fluorescenti compatte, vedremo un risparmio tra il 40 e il 60%. Ma anche l'uso degli elettrodomestici incide notevolmente sulla bolletta della luce. Come nel caso del frigorifero, meglio scegliere un modello no frost e con la più alta efficienza energetica. Posizionarlo a 10 cm di distanza dal muro in modo da facilitare una reazione sufficiente per non farlo surriscaldare. Non introdurre mai cibi caldi e non esagerare nel riempire gli spazi. È importante anche sbrinare il freezer quando serve. Per quanto riguarda la lavastoviglie, sciacquare i piatti prima di porli nell'apparecchio, avviarla sempre a pieno carico e, se possibile, rinunciare all'asciugatura, un'operazione che incide per oltre il 40% del consumo. Per quanto riguarda la lavatrice, usare sempre temperature basse, massimo 40 gradi, e anche in questo caso avviare l'elettrodomestico sempre a pieno carico. Evitare il prelavaggio perché consuma un terzo in più di corrente elettrica.
Consigli per il condizionatore: usare l'opzione deumidificatore, regolare sempre una temperatura che sia al massimo 4 o 5 gradi inferiore a quella che si trova all'esterno. Mai aprire la finestra quando il condizionatore è in funzione e pulire periodicamente i filtri. Parliamo di un risparmio fino a 150 euro l'anno. L'elettrodomestico che consuma di più è il forno. Un modello ventilato consente una temperatura interna uniforme che accorcia i tempi di cottura. Anche spegnerlo qualche minuto prima incide positivamente sulla bolletta. Ma attenzione, televisore, computer, carica batterie del cellulare e modem consumano anche se inutilizzati. Scollegateli dalle prese di corrente per un risparmio di oltre 100 euro l'anno. Quanto possiamo risparmiare? Tantissimo, mica lo sappiamo. Ad esempio, una delle cose che vedo in questi ultimi anni è che appena fa caldo si prende e si installa un condizionatore. Nessuno pensa che esistono dei isolamenti interni o esterni definiti a cappotto che ci permettono di isolare l'abitazione termicamente senza la necessità di intervenire con uno strumento meccanico e quindi di conseguenza che bisogna ulteriormente. E tengono anche caldo perché in questo maggio così freddo. Assolutamente sì. Abbiamo bisogno anche di case un po' più calde. Se posso, la maggiore importanza in assoluto per ottenere il massimo dei consumi energetici bassi è avere un isolamento della propria abitazione. Quindi o l'inspessimento dei muri o il termocappotto o, come dicevamo, la coibentazione del tetto o tutte quelle opere che consentono appunto di evitare dispersione di calore. Quanto può costare ad esempio questo termocappotto di cui parlate? Un appartamento medio? Ma ci sono interventi di ogni natura. La prima cosa da fare è fare un'analisi termica. Si arriva con queste macchinette fotografiche speciali, digitali, che fanno delle foto e vedono dov'è che c'è la dispersione termica, quindi di freddo o di caldo dell'immobile. Lì si decide di intervenire, perché magari ci sono alcune mura perimetrali dell'abitazione che sono ben costruite e altre che va fatto un intervento di rafforzamento termico. Può dipendere, si possono spendere dai 20 euro a metro quadrato fino ai 200. Oggi tra l'altro in aiuto ci sono tantissimi sgravi fiscali, quindi interamente recuperiamo quasi sempre la spesa. Se vogliamo farlo è il momento quindi di farlo. Tra l'altro sì, su questi, cioè proprio sulle pareti, sui termocappotti, lo sgravio è al 65% fino a una spesa massima di 60.000 euro, quindi uno di quegli interventi che viene maggiormente premiato proprio perché evita al massimo la dispersione appunto di energia e quindi un minor consumo interno. Allora, dicevamo, in questi giorni siamo tartassati da telefonate delle compagnie di fornitori che ci offrono di cambiare contratto, anche di stipulare dei contratti telefonici. Allora, vogliamo capire come possiamo proteggerci dalle truffe? Innanzitutto andiamo da Stefano Saglia a Milano. A che cosa dobbiamo stare attenti quando ci viene proposto un cambio di gestore, di fornitore? Beh, sicuramente bisogna valutare bene e non solo telefonicamente qual è la società che ci sta facendo questa proposta, anche se purtroppo non abbiamo ancora un albo dei venditori come noi abbiamo chiesto al governo che venga realizzato. Però è molto importante valutare qual è la società. Da questo punto di vista noi abbiamo alcuni servizi gratuiti che offriamo ai cittadini, a cominciare dallo sportello del consumatore. Qualsiasi dubbio che un cittadino ha rispetto alle proposte che gli vengono fatte deve telefonare tranquillamente al numero verde 800 166 654, perché qui vengono fatti una serie di servizi, dai reclami alle conciliazioni, anche la possibilità appunto di avere in sede conciliativa un incontro con il fornitore mediato dall'autorità, in modo che ci sia la possibilità di discutere quelle che sono le bollette che ci sono arrivate, se non ci tornano i conti o se abbiamo qualche dubbio. E naturalmente i contratti vanno letti, quello che sarà lo scenario futuro è sicuramente questo, quello per cui non possiamo più essere degli utenti passivi, dobbiamo essere attivi, dobbiamo essere molto molto attenti. Ecco, e poi, però io la interrompo un secondo, perché in queste offerte telefoniche che ci vengono proposte, a volte noi chiediamo, mi manda qualcosa di scritto e loro non ce lo mandano.
No, ma è una vergogna, è successo Gabriele. Con le enciclopedie 30 anni fa, poi con i contratti di telefonia e sono 5-6 anni, se non di più 10 anni che accade con l'energia. Ci sono quindi degli operatori e è trasversale, tutti gli operatori lo fanno. Quindi cosa facciamo? Io consiglio, non sottoscrivete contratti in modalità telefonica o porta a porta. Intanto affidatevi a un'associazione consumatori che sa orientarvi meglio dei comparatori che anche loro hanno degli interessi economici. Cercate di capire qual è il vostro fabbisogno. Comparatori intende quelli che troviamo su internet. Ci sono dei comparatori gratuiti, uno lo mette a disposizione l'autorità, però un qualsiasi utente medio non è in grado di andare a vedere altri invece sono di natura commerciale. La cosa fondamentale è capire quanto consumiamo, quindi se consumiamo 1000 kWh chi è che ci fa il prezzo migliore a kWh o 1000 metri cubi di gas chi ci fa il prezzo migliore per un metro di cubo. Dopo capito questo, si cerca qual è il fornitore che ci offre il prezzo migliore su questi due elementi, perché poi c'è chi vuole l'assicurazione, chi vuole l'assistenza alla caldaia, chi qualsiasi altro servizio, ma io consiglierei di fare affidamento esclusivamente rivolgendoci a un'associazione consumatori a individuare qual è il fornitore migliore. Poi ci sono anche i gruppi di acquisto, vedremo fra un anno se funzioneranno o meno, comunque l'importante è capire esattamente quanto cosa consumiamo. Sono i gruppi di acquisto? I gruppi di acquisto ci permettono di aggregarci, io, lui e lei insieme cerchiamo un fornitore sul mercato che sia in grado di farci il prezzo migliore a un contratto più trasparente possibile, perché il vero problema è che oggi in Italia chiunque può andare alla Camera di Commercio, apre una partita IVA, il giorno dopo si può mettere a vendere energia elettrica e gas e indistintamente può commettere errori di qualsiasi natura e raggirare il consumatore, tanto al massimo prende una sanzione. Stefano Saglia di Arera, Milano, come ci tutelate? Beh, innanzitutto noi abbiamo creato un portale offerte che tramite il nostro portale, quello dell'acquirente unico, consente con dei semplici dati, basta inserire il codice di avviamento postale che ovviamente indica dove abitiamo e qual è la zona di riferimento della fornitura e il consumo annuale che il nostro consumo annuale viene sempre riportato nella bolletta, quello dell'anno precedente. Con questi due dati noi possiamo avere una griglia di offerte. Mi permetta di dire che, siccome è capitato con altre trasmissioni che lo hanno denunciato, che stiamo indagando ovviamente, che l'ARERA, l'autorità per l'energia, non fa offerte commerciali, perché siamo arrivati all'assurdità che alcuni call center telefonavano ai cittadini e dicevano questa è l'offerta dell'ARERA. L'ARERA fa un portale delle offerte indipendente e garantito dall'ente pubblico ovviamente, che ci fa una comparazione e ci dice quali sono le offerte più convenienti per noi che abitiamo in un determinato posto con un determinato consumo. Questo è molto importante ricordarlo e noi pensiamo che questo portale possa dare un punto di riferimento positivo per la gente. Ecco, però la prima cosa che dobbiamo fare, e forse non tutti siamo capaci di farlo, è leggere bene una bolletta dell'energia elettrica oppure del gas. Sappiamo farlo. Vediamo che cosa ha raccolto tra la gente Adriano Conte. Le bollette della luce, lei le controlla? Beh, ogni tanto ci butto un'occhiata, sì. Sì. Come le trova, care o no? Beh, non, guardi, un giudizio non glielo posso dare perché se mi sono poco chiare. Lei sta attento ai consumi? Io personalmente sì, sto sempre a spegnere le luci. E per quanto riguarda elettrodomestici, ha quelli di classe A? Sì, sì, quelli di nuova generazione. Consumo troppo di luce, per me non vanno tanto bene, devo cambiare il gestore. Come le trova queste bollette? Care. Care. E attento ai consumi, le controlla, verifica se il consumo effettivo è stato quello che ha indicato nella bolletta? Dovrei controllare di più forse. Come le trova? Dica la verità. Guardi, ho 4 figli, quindi li lascio immaginare. Abbastanza alte. Lei sa leggere una bolletta attentamente, quello che c'è scritto, capisce tutto? Quasi, diciamo, sì, quasi, sì. A me è capitato il caso di persone anziane che hanno così telefonicamente, tra virgolette, sottoscritto dei contratti che poi in realtà non hanno compreso e si sono trovati a dover pagare la luce a due gestori. Tanto sono sincera perché ancora vivo con mamma e papà, quindi ancora le pagano loro, io pago quella del gas, è abbastanza bassa ultimamente, quindi più di quello non le so dire. Grazie. Perché un po' si lamentano mamma e papà,
stanno aumentando sempre di più. So solo questo. Allora, quello che abbiamo capito è che le troviamo care, però siamo anche disattenti noi. Ma il problema fondamentale è che il consumatore non sa leggere una bolletta. Il problema sa perché? Perché quando guidi con la macchina e vedi c'è la lancetta della benzina, quando si abbassa ti fermi al distributore, quindi inconsciamente sai che hai bisogno di fare benzina e ti rendi conto anche di quanto consumi. Se ricevi la bolletta due volte al mese, parliamoci chiaramente, il contatore ce l'hai nel sottoscala, difficilmente ti rendi conto. Però la percezione. Ci sono proprio delle voci che a volte sì, non ma capiamo. È complicato proprio perché all'interno della bolletta non c'è solo energia e gas, ma c'è tutto il resto, e quindi uno dovrebbe imparare a capire che cos'è la distribuzione, la misura, il dispacciamento, gli oneri di sistema e bla 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 bla. E poi in più c'è il fatto che io la ricevo ogni due mesi e quindi ogni due mesi vado a vedere una cosa, la voce finale. Quindi è fondamentale fare una grande azione educativa, ma anche riformare la bolletta. Abbiamo più volte chiesto all'autorità e colgo l'occasione. Abbiamo fatto la riforma 2.0 della bolletta qualche anno fa, l'abbiamo complicata ulteriormente. Dovremmo fare una pagina, una sola pagina, non 10, in cui spieghiamo nel dettaglio, in tre voci, cosa stai pagando. Allora abbiamo qui l'interessato che a Milano potrà rispondere a questa domanda. Stefano Sagli, ha sentito cosa ha detto Gabriele? Perché questa bolletta non si può semplificare? Ma allora la semplificazione a volte, ahimè, è sicuramente nemica della complessità, e questo è positivo, ma a volte è un po' nemica anche delle garanzie, perché purtroppo dobbiamo spiegare il più possibile per poter assicurare le garanzie. Però questo non significa che si possa fare meglio. Insieme all'Associazione dei Consumatori abbiamo un forum permanente su questi argomenti, e infatti le ringrazio perché sono un po' anche il nostro terminale per capire qual è la sensazione da parte dei cittadini, e abbiamo messo anche sul nostro portale, adesso stiamo lavorando all'Atlante per il consumatore, cioè è un oggetto che contiene le domande standard, le domande più diffuse, con già le risposte ovviamente. Poi certo c'è una parte della popolazione che non è ancora in grado di utilizzare gli strumenti informatici, ma per quello, come dicevo, c'è lo sportello per il consumatore che va utilizzato e che può essere contattato telefonicamente. Volevo chiedere una cosa a Baccarini, ma stiamo attenti invece quando compriamo o affittiamo insomma una casa alla classe energetica? Ma qui c'è una grande responsabilità anche di chi come noi agisce, diciamo così, e promuove gli immobili, quindi una cultura, diciamo, in questa direzione. I cittadini oggi non sono così attenti ancora alla classe energetica, ci sono altre priorità che sono l'ubicazione, se voglio essere vicino agli ospedali, alle scuole, al lavoro, sono l'orientamento e la tipologia. Rapidissimamente, dobbiamo chiudere questo spazio, cosa vuol dire classe A, B, C, D, E, sì, F, sì, G? Le classi energetiche sono state create per classificare prestazioni energetiche di case e di abitazioni sulla base di parametri funzionali e strutturali che determinano in maniera scientifica quanto è il consumo di energia elettrica per scaldare l'ambiente in cui si opera. Quindi più la classe è alta, vicino all'A, meno consumi ci sono per scaldare l'ambiente. Le classi sono 8, che vanno dalla G alla A+, la più si suddivide da 1 a 4, quindi più alta la classe, ripeto, meno consumi si hanno, meno energia si spreca e minore impatto ambientale si ha, con un beneficio per la collettività. Grazie a Gianbattista Baccarini, grazie a Luigi, grazie Gabriele a di Consum, e grazie anche all'autorità di regolazione per l'energia, ARERA, con Stefano Saglia da Milano. Grazie mille.